Siamo molto contenti del risultato finalmente avuto. Dopo 3 anni di grande lavoro estenuante, oggi la Camera ha approvato all'unanimità, solamente un astenuto, ma con un grande segnale politico da maggioranza e opposizione, ha approvato l'assegno unico universale. Una grande vittoria del Forum delle associazioni familiari, non foss'altro per il lavoro dietro le quinte che è stato fatto in tutto questo periodo. Ci sono delle note che sono importanti. La prima cosa, si tratta del primo tempo. Lo ripeto anche qui, non solo quando le cose vanno male, ma anche quando vanno bene, non bisogna gioire totalmente. Perché? Perché è passata la Camera, adesso dovrà passare al Senato e successivamente andranno compatibilmente, parallelamente, trovate le risorse per fare in modo che a gennaio già ci sia una prima parte di famiglie che prenderanno appunto nel riordino generale l'assegno unico universale. La seconda cosa, noi non transigeremo, l'abbiamo detto e lo stiamo ripetendo, sul fatto che nessuno dovrà prendere meno risorse di quanto ne prendeva adesso. Nel riordino, comunque, tutti dovranno prendere quello che prendevano, ma si allargherà comunque la platea e in più ci saranno delle migliorie a partire dal secondo figlio e con i figli disabili. Però, lo ripeto, nessuno dovrà prendere di meno. Terza cosa. Lavoreremo perché non si arrivi a 18 anni, ma perché l'età sia fino a 21 anni o come noi spingiamo da sempre, fino a quando un figlio è a carico dei familiari ed è in regola con il ciclo di studi. Però permettetemi di ringraziare tutto l'arco costituzionale, permettetemi di ringraziare l'EPRI, il relatore che ha insistito tanto, una sua proposta di legge l'ha portata avanti, ha insistito e finalmente è una legge dello Stato ed è alla Camera. Delrio, che è stato anche lui una persona che aveva promesso, me l'ha promesso personalmente più volte, faremo questa legge prima dell'estate e di fatto è andata in questo modo. La ministra Bonetti, che ci ha creduto anche quando nessuno sembrava darle retta, soprattutto nel periodo del lockdown, no? E tutti quanti in un certo senso erano molto critici perché vedevano tutto questo entusiasmo che poi non portava dei risultati, mentre invece ecco i risultati, prima il Family Act e adesso diciamo questa legge sull'assegno unico universale e poi lo dico con grande sincerità l'opposizione, in particolar modo Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia, che nel suo intervento ha mostrato anche no, una chiarezza di pensiero dicendo in maniera molto chiara che le famiglie vengono prima dell'interesse del partito. Alessandra Locatelli, ex ministro alla famiglia, anche con lei avevamo intavolato un discorso, un rapporto molto buono e anche lei, con grande onestà intellettuale, ha messo a chiaro tutta una serie di critiche, ma poi successivamente ha votato favorevolmente la Lega, appunto, questa legge. Antonio Palmieri di Forza Italia, che per causa di forza maggiore non era presente in aula perché ha avuto situazioni anche difficili con il Covid, ma ha lavorato anche lui dietro le quinte per fare in modo che questa legge passasse. Non ci fermiamo, ripeto, siamo solo all'inizio, però le vittorie vanno celebrate e questa è una vittoria per le famiglie italiane. Non si tratta di maggioranza o opposizione, questa è una vittoria del paese, una vittoria di tutti i parlamentari perché un solo astenuto e tutte le persone sono andate nella stessa direzione. Abbiamo mostrato e si è mostrato che l'associazionismo e la politica tutta insieme può remare nella stessa direzione. Ce lo chiede non solo l'Europa con il Recovery Fund di investire sulle famiglie, ma ce lo chiede soprattutto la natalità, ce lo chiedono le famiglie italiane. 1-0. Adesso insistiamo a lavorare perché deve passare al Senato, lo ricordo, e da gennaio deve iniziare una prima sperimentazione. Senza le fondamenta dell'assegno unico universale non esiste Family Act e non esistono politiche familiari. Mi raccomando, insistiamo e aiutaci ad insistere anche sul territorio con tutti i parlamentari del vostro territorio affinché passi al Senato e successivamente si trovino le risorse nella prossima legge di bilancio. Ciao a tutti!